folklore, radici popolari e il canto degli oppressi. Il gruppo operaio dei Zezi nasce nel 1975 a Pomigliano d'Arco, intorno a quella fabbrica dell'Alfa Sud che presto sarebbe diventata simbolo di una mutazione radicale dell'Interland napoletano. Non solo la fabbrica, il gruppo è nato proprio, come dicevamo prima in conferenza stampa, come aggregazione di una comunità, di persone che ritrovavano nella tradizione uno strumento per riprendere e parlare della propria vita sostanzialmente. Quindi non solo della vita di fabbrica, ma della vita ancora contadina, della vita di un artigiano, della vita di un disoccupato, e entrare piano piano anche nella dimensione politica più ampia, cioè cominciare a parlare di quello che ti succedeva intorno, delle questioni politiche. E noi abbiamo fatto addirittura delle piccole pièce teatrali, no? Sull'allora Democrazia Cristiana, oppure sulla Camorra, oppure su tutto quello che ci veniva in mente di fare. I Zezi vanno nella direzione degli ultimi, quelli che hanno problemi, quelli che non lavorano, quello che, per usare un termine di un poeta dialettale siciliano, manciapicca con l'usciato chiuso, quelli che mangiano poco e hanno il fiato giusto per ribellarsi ogni tanto. Il 19 settembre nel cortile di San Domenico Maggiore i Zezi terranno un concerto per celebrare i 40 anni di attività, durante i quali più di 300 persone hanno partecipato all'esperienza musicale del gruppo. Sul palco ci saranno fra gli altri Marcello Colasurdo, Daniele Sepe, Ibisca, Riccardo Veno e poi Suzanne Fatayé, attivista della comunità palestinese, e Antonio Di Luca, rappresentante operaio della FIOM. Questa è una splendida narrazione, una delle esperienze musicali, artistiche, e un'operazione culturale credo tra le più interessanti che siano nate nella nostra realtà metropolitana napoletana, e che io considero carica di una grandissima attualità. Quindi il quarantennale non è una celebrazione, ma è una riproposta, e riconsegnare un nuovo strumento di mobilitazione critica intorno ai temi della solidarietà e della socialità. Nella stessa serata saranno esposte 3 mostre fotografiche e proiettati alcuni filmati che ripercorrono la storia del gruppo. Sarà anche messa in scena l'antica rappresentazione carnascialesca della cantata di Zeza. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.